Professore Sanseverino, per la cura dei tumori si parla sempre più spesso anche di immunoterapia, di che cosa si tratta? L'immunoterapia è un sistema di trattamento che consiste nel somministrare dei farmaci che stimolano il sistema immunitario a combattere contro le cellule tumorali, o per meglio dire, nell'accezione più moderna, eliminano quei sistemi di blocco della reazione immunitaria che il tumore riesce a mettere in campo per proliferare. Si tratta di un campo di grande novità che sta presentando dei risultati estremamente promettenti, ma naturalmente con delle ombre legate al fatto che questi trattamenti non sono efficaci in tutti i pazienti, ma dando dei risultati positivi non oltre il 30% dei casi, e soprattutto il fatto che a questi trattamenti possono essere collegati degli effetti collaterali negativi anche molto gravi. Quindi si tratta di utilizzare queste terapie con estrema prudenza. Quindi quali sono le prospettive in questo campo? Ma direi che le prospettive sono straordinarie, perché noi tutti sappiamo che la chiave della guarigione da molte malattie, in particolare dai tumori, è legata quasi sempre ad una reazione del nostro sistema immunitario. Quindi avere dei farmaci che riescono a modulare e a amplificare l'azione del nostro sistema immunitario contro le cellule tumorali è sicuramente una opportunità straordinaria. Quello che noi stiamo pian pianino imparando, noi come urologi, ma soprattutto gli oncologi medici, che poi sono i principali protagonisti in questo settore, è quando utilizzare questi farmaci, quindi avere la capacità di selezionare i pazienti che già dall'inizio sappiamo possano rispondere in maniera positiva a questi farmaci, e soprattutto come riconoscere e come controllare quegli effetti collaterali, ripeto, che talvolta possono essere anche molto gravi, che inevitabilmente si manifestano quando si utilizzano delle terapie molto aggressive.